Disputando il primo gioco della seconda partita e la Austin al servizio, vedete la Hanika, la sua avversaria, pronta a ricevere, 15-30. Discreto pubblico anche oggi, i romani sono intenditori, hanno visto negli ultimi 20 anni un eccellente tennis e quindi se ne intendono e valeva la pena di venire a seguire questa finale, anche se protagoniste di questa finale non erano la Gulagong e la Evert, che ieri sono state eliminate appunto rispettivamente dalla Hanika e dalla Austin. Raramente succede che la Austin si avventuri a rete, questa volta l'ha fatto e si è aggiudicata il punto. 40 pari. Parità. Dius. Vedete la Hanika che ha avuto un buon ritorno nel secondo set, perdeva 5-2, si è portata a 4-5. È stato un set. L'ha vista anche per un game, l'ultimo, che l'ha vista anche per un momento prevalere, poi la Austin se lo è aggiudicato vincendo il set. Bravissima la Hanika, ha smorzato vantaggio il Hanika. Rovescio. Advantage Hanika. Vantaggio per la Hanika. Osservate il movimento molto ampio nel diritto della Hanika. Il rovescio invece è sempre lo stesso, molto lavorato, ogni tanto però fa partire dei colpi contro i quali la Austin non riesce a opporre una particolare resistenza. La Hanika si è aggiudicata il primo gioco della seconda partita. 1-0 nella seconda partita. E ripeto, il primo set è terminato 6-4 a favore della Austin, che è la favorita di questa finale, anche se di 4 anni più giovane della sua avversaria. La Hanika è giunta a questa finale superando ieri nella semifinale in 3 set la Gulagong e in precedenza superando la Fromholtz, la Tomanova e la statunitense Potter al primo turno. Per la Austin il cammino è stato questo, ha battuto la Jasovec nel primo turno, la Bermak, la sudafricana, al secondo, poi la romena Ruzici e in semifinale, come vi ho detto, Chris Evert, troncando quello che era il record, resta comunque un record, di incontri vinti dalla Evert consecutivi sulla terra battuta, che si è fermato appunto a 125. Silvia Hanika è nata il 30 novembre del 1959 a Monaco di Baviera, quindi non ha ancora 20 anni. Nel 77 è stata classificata al 9° posto della graduatoria mondiale juniores e nello stesso anno ha raggiunto le semifinali ai tornei juniores di Wimbledon e del Roland Garros. Nel 78 ha vinto gli indoor di Germania e si è qualificata per le finali dei tornei Open di Svezia e di Austria. Lo scorso anno ha occupato il secondo posto della classifica nazionale tedesca. Nel corso della sua carriera vanta successi sulla Marsikova, la Hunt, la May, la Barker, la Jasovec, la Newberry, la Tyler, la Tomanova e ieri la Gulagong. E alla battuta intanto la Hanika.
che conduce per 1-0 nella seconda partita. No. 0-15. 0-15, lap 15. Vedete come la Hanika si è decisa ad attaccare, lo fa molto più di frequente della Austin. 15 pari. La Austin l'ha fatto in un caso solo, poco fa l'abbiamo seguita. Siamo sul pari 15. È un tennis di regolarità quello al quale stiamo assistendo, ma con colpi che molti uomini, chiaro non i campioni, desidererebbero 15, 30, effettuare 15, 30. E che l'erba esalterebbe certamente in misura maggiore di quanto non faccia la terra battuta. 15-30 intanto, sempre sulla battuta della Hanika. Second service. Doppio fallo del Hanika in un momento ancora una palla. Era stato netto allora il primo colpo di servizio. Buca clamorosamente la palla la Hanika e la Austin si aggiudica il servizio dell'avversaria 1-1. Gioco Austin, i giochi sono 1-1 alla nella seconda partita, al servizio Austin. Austin. Ecco Tracy Austin in primissimo piano. Ogni tanto di diritto la Hanika delle mazzolate tremende che mettono a disagio la Austin. Detto prima di osservare la ampiezza del movimento di preparazione del diritto della Hanika, che ricorda un po', un paragone che regge non regge, ma comunque a me fa questa impressione, ricorda quello di Fleming. Questo pallonetto effettuato di volo che ha messo fuori causa la Austin. 0-40, là fuori. Lo rivediamo. Ecco, vedete la Austin
ha rinunciato a inseguire la palla. 0-40 intanto. Out. Gioco per la Hanika, 2-1 a suo favore. Gioco Hanika nella seconda partita, che conduce 2-1 nella seconda partita. E parliamo ora, senza voler anticipare il servizio di Gianni Minà, dei Tracy Austin. È nata il 12 dicembre 1962, quindi non ha ancora 17 anni, a Redondo Beach in California. Proviene da una famiglia di tennisti, è una bambina prodigio del tennis, ha cominciato a tenere la racchetta in mano, si dice, alla tenera età di 2 anni. Scoperta dal maestro Vic Braden, è passata poi alle cure di Peter Lanzhorst. Nel 77, a soli 14 anni, faceva il suo esordio a Wimbledon. Perdeva al secondo turno dalla Evert, ma suscitava una grandissima impressione nel pubblico e nei tecnici. Tracy gioca il rovescio a due mani, come avete visto, e dà nella facilità di esecuzione nel piazzamento in campo le sue doti migliori. Lo scorso anno ha festeggiato il suo passaggio al professionismo vincendo il torneo di Stoccarda e terminando al 6° posto delle classifiche mondiali, posto che ha ormai nettamente migliorato. Se Chris Evert resta per il momento la numero uno del tennis mondiale, è chiaro che la sua più diretta antagonista, come ormai è avvenuto in campo maschile per McEnroe, che si contrappone alla pari a Borg e a Connors, è proprio Tracy Austin. Come sapete, tra l'altro, la Evert non ha solo perso l'imbattibilità sulla terra battuta, ma si è vista anche diminuire quel vantaggio di vittorie negli incontri disputati sulla Austin, che era di 4-1, che ora è di 4-2, cioè di soli 2 incontri. Ha affrettato troppo il passante di diritto la Hanika, 0-15. Love 15. Terminato in corridoio questo lungo linea della Austin, pari 15. 15 pari, 15 all. Bravissima, bravissima Hanika, ha effettuato un rovescio incrociato molto corto. 30-15. E lo rimostriamo al rallentatore, vedete la Austin vanamente si proietta, non riesce a colpire la palla. 30-15 intanto. Risposta lunga della Austin, 40-15. 40-15, 40-15. Thank you.
gioco per la Hanika, 3-1 a suo favore nella seconda partita. E conduce 3-1. Se per la Austin non c'è stata grossa sorpresa per la sua qualificazione alla finale di questo torneo internazionale femminile di Roma, facente parte delle Colgate Series, la sorpresa c'è stata invece e l'ha fornita la Hanika. Ora sta giocando molto bene la tedesca, è più decisa, meno preoccupata di quanto non fosse all'inizio del primo set. Esagera la Austin, 0-15, la 15. Vedete la situazione sul tabellone, 6-4 il primo set per la Austin, 3-1 per la Hanika, punteggio parziale del secondo set. 0-15 sulla battuta della Austin. Fuori misura ormai i colpi della Austin, la quale però potrà riprendersi anche immediatamente, per il momento sembrano fuori misura, 0-30. Vi assicuro che sono delle botte degne di un incontro tra uomini, quelle che stanno tirando queste due ragazze. Molto bello soprattutto il rovescio della Hanika, che ora è venuta a rete, si è aggiudicato il punto, 0-40. Rivediamo anche questa azione rallentatore, mentre la Austin si accinge a battere sullo 0-40 a favore della Hanika. Rovescio, punto per la Hanika, 4-1 a suo favore nella seconda partita. Gioco Hanika. Abbiamo visto dell'ottimo gioco in questo secondo set. Nel primo c'erano state molte incertezze, molti errori da parte della Hanika all'inizio. La Austin, devo dire che più che farli i punti, se li è procurati grazie agli errori dell'avversaria. Poi c'era stata la rimonta, era stato un momento abbastanza interessante, la rimonta della Hanika, infine la Austin si era aggiudicato, come era giusto, d'altronde l'andamento era a suo favore del set, si era aggiudicato il set al decimo gioco. Ora le cose sono nettamente cambiate, è andata un po' fuori misura la Austin, è salita in cattedra, bisogna riconoscerlo perché sta giocando molto molto bene la Hanika e infatti lo dimostra il punteggio, conduce per 4-1. Ci sono $20.000 a disposizione della vincitrice di questo torneo, vedete intanto Tracy Austin. Ed ecco Silvia Hanika.
Ricordo i punteggi delle due semifinali di ieri: la Hanik ha battuto la Gulagong per 7-5, 3-6, 7-5, mentre la Austin ha battuto la Ever per 6-4, 2-6, 7-6, si è concluso al tie-break. L'incontro tra la Austin e la Evert è stato un secondo set che aveva visto prevalere all'inizio la Evert, la quale si stava avviando a una al servizio Hanika. Successo abbastanza agevole, quando invece poi la Austin ha cominciato a rimontare, portandosi infine sul 6 pari e vincendo al tie break. Alla battuta la Hanika, 4-1 a suo favore. Love. Lungo questo rovescio, lungo linea, Hanika, pari 15. Lungo per poco, aveva sorpreso la Austin. Quaranta quindici, forty fifteen. Era lungo il diritto della Hanika. Magnifico contropiede della Hanika e gioco per la tedesca, 5-1 a suo favore. Gioco Hanika, 5 giochi a 1 Hanika, seconda partita. Al servizio, vediamo ripetuta questa azione, vedete l'Hanika attaccare e poi effettuare il colpo che ha preso in contropiede la Austin. Eccoci nuovamente in diretta, ecco la situazione sul tabellone, alla battuta la Austin, 5-1 a favore della tedesca Silvia Hanika. Arriva tardi la Austin, 0-15. 0-15, la 15. Pari 15 sulla risposta lunga della Hanika. 15 pari, 15 all. Doppio fallo della Austin. 15-30. Stupenda palla della Hanika. 15-40. 15-40.
due palle per aggiudicarsi il set per la giocatrice tedesca. 30-40. Annullato il primo set ball, 30-40. Un po' di distrazione da parte della Hanika. Sbaglia lo smash. La Austin 6-1 a favore della tedesca Hanika, il secondo set 6-4 per la Austin, 6-1 per la Hanika. Intanto è 2-1 per la Hanika. 40-15 per la Austin nel quarto gioco, 2-1 per la Hanika. Come vedi ancora tutto aperto. Gioco molto equilibrato, molto aperta questa finale. Può aver influito la lunga giocata di ieri della Austin con la Evert? A 17 anni, non credo proprio. Però da un punto di vista di concentrazione sì, perché essendo un gioco Austin, tutto di concentrazione, di non sbagli, diciamo. Ma ti dirò che prima dell'incontro c'è stata la cerimonia, la presentazione, la fanfara, eccetera. Piano. Sì. Mi sono sembrate le due ragazze, quando c'erano gli inni tedesco, americano, un po' nervosine tutte e due, quindi non so se risentivano di ieri o se erano emozionate per quest'oggi. Questo può influire in un modo o nell'altro nell'andamento dell'incontro. E diceva l'allenatore della Austin che ha un caratterino abbastanza difficile, pur avendo una concentrazione a prova di bomba. Intanto continuano a tirarsi pallate spaventose, perché, ripeto, molto spesso mi dicono non sembra che il gioco in televisione sia molto veloce, eccetera, però bisogna vederlo sul campo, e questi qui veramente giocano come uomini. 15-0 per l'Anica. Due pari intanto la situazione in questa terza partita. Niente da fare per la Austin, 30-0. 30-0, 30 love. Ecco un primo piano della Hanika, che ora sta per battere. Bellissimo questo diritto. Questo rovescio incrociato, il rovescio a due mani della Austin, 30-15. Vediamolo al rallentatore, ecco, nulla da fare per la Hanika. Intanto c'è stato un palleggio, non so se siete riusciti a vederlo tutto perché eravamo ancora in ripetizione del colpo precedente. La 40, Hanika 15, si è aggiudicata il punto, 15. È stato un palleggio a brevissima distanza tra le due. 40-15 per la Hanika. Ci risiamo col Moscone o con la Vespa come con Borg l'anno scorso, speriamo senza le stesse conseguenze. Palla corta molto bella della Hanika e la Austin è arrivata, incrociato molto, nulla da fare per la tedesca, 40-30. Grande tennis veramente. Direi proprio di sì. E oggi c'è stata, adesso lasciamo finire questo punto, poi c'è un attimo di intervallo. Fuori, gioco per la Hanika, 3-2 a favore della Hanika nella terza partita. Alla battuta la Austin, 3-2 per la Hanika.
peccato spaventosamente la palla che ricade buona da Anica e la Austin non ha difficoltà in questa situazione ad aggiudicarsi il punto. 15-0. 15-0, 15 love. Non so se le telecamere hanno potuto seguire la parabola della palla che si è alzata a candela per credo un 30 metri perlomeno. Sottolinearlo subito, la seconda volta in questo incontro si è avventurata a rete, ha attaccato e si è aggiudicato il punto. 30-0. Certo oggi l'ambiente non è ideale per un incontro di tennis, qui tra l'Olimpico stracolmo di gente che tifa per il Milan o per la Lazio. Gli aerei che passano sopra e tutto il resto. Bravissima la Austin, con le alta incrociata, molto bella, 40-0. Dicevo, il rumore non se ne parla. Comunque il tennis si può benissimo giocare anche in questa situazione. L'importante è essere molto concentrati. Disturbano i colpi improvvisi quando si sta per battere, ma poi d'altronde non si spiegherebbe il successo rientrato magari dopo della gioco UTT. Austin, tre giochi pari nel set. Tanto vedete la situazione sul tabellone, siamo Anica in parità. La Anica direi che dopo aver resistito molto bene, anzi dopo aver fatto pensare in un sovvertimento del pronostico che dava vincitrice la Austin, al settimo gioco ha improvvisamente ceduto, ha perso con un solo 15 a suo favore il proprio servizio e la Austin da quel momento sembra essere salita a sua volta in cattedra, sembra dominare nettamente l'avversaria, ci si può anche attendere forse 0-15, un riscatto da parte della Anica che ha dimostrato grande volontà, grande generosità nel primo set quando perdeva 5-2 in una situazione del genere, ma intanto siamo 0-15 sulla battuta della Anica e 5-3 a favore della Austin. Sbaglia la volée la Anica, 0-30. 0-30, love 30. Gergo tennistico si dice ha rotto la Anica. Meritava forse di più, ma certamente la Austin sa il fatto suo. 0-40. 0-40, la fuori. Match ball. Tre palle partita per la americana Tracy Austin. Una bella smorzata la Anica, la Austin è partita in tempo, ha piazzato il suo colpo, si è aggiudicata il punto e con questo il match con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3, ottima seconda, ottima finalista e degna avversaria della vincitrice Silvia Anica. Tracy Austin conquista così il torneo internazionale femminile di Roma e iscrive per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro di questo torneo che ha visto moltissime
vincitrici di grandissimo valore. Vi ricordo tra le altre la stessa Evert, la Gulagong, la Bueno.